più parcheggi per le biciclette nel centro storico di Fano è quanto annunciato dall'assessore alla qualità urbana del comune in merito alla proposta dell'aumento di installazione degli stalli già richiesti dalla precedente amministrazione. Gli interventi effettuati in collaborazione con ASET sono stati fatti in diversi luoghi della città. I miglioramenti sono stati fatti in stazione degli autobus e dei treni. Dietro alla stazione dell'autobus sono state ripristinate delle rastrelliere e sono state aggiunte dove una volta stavano i parcheggi dei taxi, non sono state variate le postazioni dei taxi, ma sono state aggiunte appunto delle rastrelliere portabiciclette. Poi inoltre sono stati fatti anche dei miglioramenti qui in Piazza Veduti dove siamo adesso, quindi sono state aumentate sempre i posteggi per le bici dove prima c'erano solamente per i motorini. Un altro intervento è stato fatto davanti alla scuole commerciali dove sono state aggiunte sempre delle spirali così che possono dare un servizio migliore anche per gli studenti che vanno a scuola lì alle commerciali in via 12 settembre. L'installazione riguarda anche Piazzale Marconi, in particolare la sistemazione della pavimentazione nei punti ammalorati e installazione di 6 portabiciclette per un totale di 12 posteggi e realizzazione di nuova segnaletica orizzontale che andrà ad allargare la dimensione del posto auto in precedenza molto limitata. I lavori riguardano anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e la riorganizzazione degli spazi per le automobili e taxi. L'obiettivo dell'assessore è quello di studiare un piano anche per la zona mare, organizzando al meglio anche il servizio della sosta. È già pronto il piano della sosta per le bici del centro storico. Vorremmo fare anche quello del mare, quindi penso che in qualche tempo riapproveremo diciamo, questo piano della sosta bici e quindi aumenteremo e riorganizzeremo la sosta per le biciclette all'interno delle mura del centro storico.